Arsenico e vecchi merletti è il titolo di un film di successo. Samsung e vecchi obiettivi potrebbe essere il titolo della nostra prova di questa settimana. Grazie a questo adattatore e al corto tiraggio della Samsung NX10, questa fotocamera può montare gli obiettivi delle vecchie reflex analogiche e ridare loro nuova vita. Ciò vale in modo particolare per gli obiettivi specializzati, quelli che non si usano tutti i giorni ma che possono fare spesso la differenza. Pensiamo ad esempio ai super tele, ai decentrabili e anche ai macro. Noi, dopo un letargo di quasi 30 anni, abbiamo rispolverato un intero corredo Pentax. Questo che vedete, per esempio, è il super tele da 300 mm f4. Quest'altro è il decentrabile da 28 mm. Quest'altro ancora è il 50 mm macro. È stato un po' come tornare al futuro. L'uso dei vecchi obiettivi comporta la perdita di qualche comodità a cui ormai siamo abituati. Pensiamo ad esempio all'autofocus o all'esposizione automatica. Siamo tornati nel regno dei comandi manuali. Vediamo il servizio. Per molti, in fotografia, sinonimo di novità è solamente l'ultima reflex o l'ultimo obiettivo. Così facendo, spesso trascurano le vere novità, che non sono affatto l'ultima reflex o l'ultimo obiettivo. Novità che spesso incidono profondamente sul mondo della fotografia. Al proposito, vediamo questo servizio. Il digitale ha cambiato notevolmente il mondo della stampa e lo sta tuttora cambiando. Canon è partita con un nuovo progetto che si chiama Photolab. Marco Dusi di Canon Italia ci spiega in cosa consiste e soprattutto quali sono le opportunità che esso offre al fotografo e al fotonegoziante. Sì, grazie. Appunto Canon lancia Photolab. Photolab è un progetto su più livelli. Il primo è orientato all'utente finale, quindi permette la creazione dei fotoalbum da parte degli utenti su due livelli e due sistemi operativi. E come funziona l'applicazione? È semplice, è alla portata di tutti oppure richiede qualcuno un po' esperto? L'applicazione è molto semplice, anche gli utenti meno esperti possono semplicemente con un paio di clic comporre il loro fotoalbum perché esiste appunto una funzione automatica di composizione e quindi è sufficiente identificare le immagini da inserire nel fotoalbum. Con un semplice clic il fotoalbum viene fotocomposto, composto difatti in automatico. La settimana enigmistica per molti anni ha riportato qua il numero delle riviste che la imitavano. Poi evidentemente questo numero è diventato troppo grande e oggi leggiamo semplicemente la rivista che vanta innumerevoli tentativi di imitazione. La settimana enigmistica ci è venuta in mente girando per i siti web dedicati alla fotografia. Noi con Video 7 siamo usciti poco meno di 3 anni fa. L'iniziativa all'epoca venne guardata con un po' di sufficienza da tutti. Oggi siamo una delle testate dedicate alla fotografia esistenti sul web tra le più imitate. Proviamo
proprio per i nostri video. Questo non ci può che far piacere, difatti si imita chi è ai primi posti, non certo chi è agli ultimi. Quindi, grazie a chi ci imita e per chi ci segue, continuate a farlo. Le indiscrezioni sulle novità fotografiche, vere o presunte, affollano da sempre il web. Sono quelle notizie che noi definiamo in attesa di smentita. Il web è spesso la gran cassa dell'inesistente. Da un po' di tempo, ad esempio, circolano voci insistenti sull'imminente lancio di una Pentax medio formato. Noi abbiamo voluto verificare la notizia alla fonte e abbiamo intervistato Maria Pirpan di Pentax Europa. Allora, per quanto riguarda le novità Pentax, ce ne saranno, ma ne parleremo dopo l'estate, quindi più o meno il periodo di fotochina tra fine settembre ed inizio ottobre. Il prodotto che oggi invece desta più curiosità è senz'altro la 645. Tutti si chiedono se verrà o no in Europa. Allora, tanto per cominciare, sarà lanciata sul mercato giapponese in giugno, quindi tra poco, e c'è adesso, la settimana prossima, quindi il 7 e 8 giugno a Parigi, un salone del medium format dove sarà presentato il prodotto e dove parteciperanno soprattutto i professionisti. E quindi l'idea è di raccogliere un po' l'interesse che c'è intorno al prodotto. Da parte di Pentax oggi non è stata presa nessuna decisione ufficiale se lanciare o no il prodotto in Europa, però stiamo valutando in modo serio la possibilità. E per finire, una notizia in breve. M Trading ha annunciato che sono disponibili i nuovi firmware per le compatte Sigma DP2 e DP2S. Questi nuovi firmware, che potete scaricare all'indirizzo che vedete in sovraimpressione, migliorano la resa delle immagini scattate a una sensibilità di 400 ISO.